Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Certezza totale. La preoccupazione è in primis di perdere posti di lavoro. Non è mai finita. Si rischia di aprire una vertenza che in questo stabilimento non è mai finita. Allo stabilimento FCA, ex Fiat di Pomigliano d'Arco, la svolta green richiesta dall'Unione Europea nel settore automotive preoccupa gli operai e non poco. Io la trovo una cosa assurda togliere il diesel e la benzina. Il termine che hanno proposto credo sia troppo breve. Entro il 2035 sarebbe previsto lo stop dei motori a diesel e a benzina per immatricolare solo auto nuove a emissioni zero. Con l'indotto siamo sui 14-15 mila dipendenti. Secondo studi che ogni 10 operai con la macchina elettrica se ne perdono 4, le faccio a lei, Conte, che è più brava di me, che cosa succede a Pomigliano. Da 1.300 passeranno a 2.000-2.500 esuberi. Basta aprire un cofano di una macchina elettrica e un cofano di una macchina motore a scoppio e si vede la differenza di quanti particolari ci sono, e quello fa capire quanti operai in meno ci vorranno per costruire un'auto elettrica. Il punto è utilizzare questa forza lavoro. Gli investimenti sulle colonnine, chi le deve fare? Qui c'è un problema dei microchip, potremmo produrli in Italia? Il punto fondamentale è che non se ne parla. Non c'è ancora una struttura pianificata, non c'è un piano industriale, non c'è una visione di come si vuole portare avanti questa transizione. Su questo io penso che il governo debba, prima che si parta, debba trovare già le soluzioni. Quante auto elettriche si producono qui a Pomigliano? Zero. Mirafiori attualmente produce l'unica auto che è full electric per il gruppo in Italia. Ovviamente l'azienda cerca di andare ad investire dove i costi sono più bassi, non dove praticamente dovrebbe ripartire da zero. Quindi se c'è da tagliare qualche ramo sicuramente verranno in Italia e sicuramente al sud.